Ciao a tutti ragazzi, sono qui per farvi una piccola recensione di un acquisto che feci tantissimo tempo fa. E questi riduttori qua, che sono dei riduttori di spinotti, sono riduttori dei spinotti. Si chiama riduttori di spinotti. Allora, nel set ne escono due di serie. Esce questo qui. Perché hai bisogno che salti anche io? Da cui uno rappresenta, da distinguersi dall'attacco maschio a femmina. Da cui c'è uno. Questo c'ha la femmina grande e il maschio piccolo. E qua l'altro invece c'ha il maschio grande e la femmina piccolo. Da cui non si dice così, distinguere tra maschio e femmina gli attacchi. Da cui questo c'ha l'attacco large femmina e l'attacco mini maschio. E poi c'è quello con l'attacco mini femmina e con l'attacco large maschio. Questo perché? Questo serve praticamente serve è un accessorio per quando usiamo le batterie per i nostri fucili da softair. I nostri fucili sono tutti alimentati a batteria, sono tutti elettrici. I fucili da softair che compriamo, nella maggior parte sono tutti elettrici e sono tutti alimentati a batteria, che può essere una nickel cadmio, una nickel metal idrato, una lipo oppure una lipe. Questi riduttori di spinotti invece possono fare un riduttore di spinotti. Allora, tuttavia, su alcuni nei vecchi modelli, allora praticamente perché praticamente a quell'epoca di fabbrica i fucili, prima i vecchi modelli uscivano con l'attacco, prima i vecchi modelli uscivano con l'attacco large, mentre i nuovi modelli invece adesso escono con l'attacco mini. Per esempio, vi faccio vedere, ovviamente sono degli attacchi, si chiamano tutti e due attacchi Tamiya. Ovviamente gli attacchi Tamiya sono quelli più portati. Gli attacchi Tamiya sono quelli che sono più facili che riusciamo a utilizzare. Ci stanno anche gli attacchi DINS, però noi siamo abituati a usare gli attacchi Tamiya, perché i fucili che compriamo noi hanno tutti l'attacco Tamiya. Tamiya, c'è sia l'attacco mini Tamiya e l'attacco Tamiya large. Allora, praticamente come consiste? Allora, vi faccio vedere due esempi. Aspettate. Va bene, facciamo finta, va. Allora. Aspetta. Qua abbiamo una vecchia nickel cadmio che ha l'attacco large e questa è una lipo che ha l'attacco mini. Allora, perché ho preso queste due batterie? Vi faccio un esempio. Allora, questa è una è di tipo large, la batteria è di tipo large. Questa lipo invece è una lipo piccolissima, anche molto più piccola della mini type. Allora, cioè è molto piccola questa batteria, è una lipo 7,4 volts, 1100 mAh con 20C di scarica. Tuttavia ci sono anche di tutte le grandezze, c'è anche quelle per calci grain, quelle stilo, per gli AK senza calcio o per gli MP5 Cools, e poi ci sta quelle mini type. Sarebbe? Questa qui è molto piccola come lipo. Come lipo è molto piccola. E questa è una vecchia nickel cadmio che ovviamente ha sempre rotto i coglioni a vari di loro. Questa è una 8,4 1500 con 7 celle. Questa invece ha delle celle piccolissime. L'unico modo per farti capire veramente. Allora, non è questo che stiamo parlando. Stiamo parlando invece degli adattatori. Questi sono questi qui. Allora, come vi stavo dicendo,
Allora, per esempio, noi facciamo un esempio. Noi abbiamo un fucile che ha l'attacco large. E come, che batteria possiamo usare se il fucile ha l'attacco large? Se il fucile ha l'attacco large e la batteria come questa ha direttamente l'attacco large, la possiamo collegarla senza problemi. Senza problemi. Mentre invece se il fucile ha l'attacco large, ma la batteria invece ha l'attacco mini, invece ci occorre prendere l'adattatore, l'adattatore da large a mini. Quindi praticamente l'attacco, l'attacco femmina, l'attacco femmina mini, mi faccio riprendere, quindi l'attacco femmina mini nella, no scusatemi che sto dicendo, quindi l'attacco maschio mini nell'attacco femmina mini della batteria, esatto, e decidere chi iniziava, e l'attacco maschio, l'attacco femmina large nell'attacco, nell'attacco maschio large che ha nel fucile. Ed eccolo qui. Questo è l'attacco, la batteria all'attacco femmina, femmina mini, l'attacco, l'adattatore con l'attacco maschio mini e col, è il femmina large, che il fucile invece ha l'attacco large maschio. Ecco tutto. Questo per esempio nel caso del mio MP5A4 della G&G, oppure nei vecchi modelli, nei vecchi modelli degli altri fucili. Invece passiamo al viceversa. Il nostro fucile all'attacco mini, all'attacco mini. Allora, se il fucile ha l'attacco mini mentre la nostra batteria ha direttamente l'attacco mini, allora non ci basta altro che collegarla semplicemente al fucile. Mentre se invece il fucile ha l'attacco mini e la batteria invece ha l'attacco large, invece ci occorre usare l'adattatore da, da mini a large. Quindi dobbiamo collegare l'attacco large maschio nella, del riduttore nell'attacco large femmina della batteria e l'attacco, e l'attacco femmina mini nell'attacco, nell'attacco maschio mini del fucile. Quindi di conseguenza serve molto utili. Quindi è un 7-2. Praticamente qua c'è una batteria, la batteria all'attacco femmina come sempre, mentre il fucile all'attacco maschio. Quindi di conseguenza, se invece il fucile all'attacco large maschio e la batteria la femmina mini, invece ci occorre l'adattatore da maschio mini e large femmina. Invece se invece la batteria, se il fucile all'attacco femmina mini, no scusatemi, se il fucile invece all'attacco maschio mini e la batteria l'attacco femmina large, invece ci occorre l'attacco che ha il maschio large e la femmina mini. Questo qui, semplice. Va bene, questo è tutto. Questa è la recensione di questi due spinotti che ho comprato l'anno scorso. Noi ci vediamo al prossimo video e ci rivedremo a settembre con i nuovi blog. Ciao a tutti, alla prossima.